La nuova collezione di Mulak. Allora, ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi torneremo a truccarci insieme, proveremo una nuova collezione. Sono tornata ad acquistare Mulak dopo diverso tempo. L'unica cosa che avevo acquistato, forse nel corso dell'ultimo anno, se non mi sbaglio, sono due rossetti, ma per quanto riguarda polveri occhi, ombretti, non ne compravo veramente da tantissimo. L'ultima palette che ho acquistato è In My Birthday Suit, che io amo moltissimo. Ve ne ho parlato tanto qui nel canale, perché anche quella l'ho presa appena uscita e per me è stato amore al primo utilizzo. Ve l'ho sempre promossa, ve ne ho sempre parlato benissimo, adoro quella palette, continuo ad adorarla. Ho preso praticamente tutto della nuova collezione, solo la matita l'ho presa solo in una colorazione, cioè la marrone, è uscita anche in nero. Quindi abbiamo il primer occhi. Quando ho visto primer occhi ho detto: oh mio Dio, devo per forza provarlo. Matita anticonformist, tra l'altro la forma della matita è molto carina, ma non è originale nel suo avere questa forma, perché se vi ricordate, molti anni fa Kiko fece una collezione in cui uscirono delle matite fatte per l'appunto così. Io ce l'avevo una specie di color platino, molto bella oltretutto, molto bella anche questa, tra l'altro il pack è soft touch, fantastico. Come vi ho detto, ho preso solo il colore marrone, che è quello che uso di più, ma non è detto, in caso mi dovesse proprio conquistare, che non prenda anche la nera. Ovviamente pezzo forte la palette, si chiama Anarchy Glam. La cosa che mi ha colpito di questa palette è il fatto che accontenti un po' tutti. Quando ve ne ho parlato su Instagram, non vi ho detto che avevo preso la collezione, vi ho domandato se vi interessasse o meno, se vi avesse colpito. Vi ho messo un sondaggio e nel sondaggio la maggior parte, almeno quasi un 70%, era interessato alla collezione, alla palette nello specifico. Qualcuno mi ha scritto: ah, la solita palette calda. Non l'avevate vista bene, perché la cosa che a me ha colpito di questa palette è proprio il fatto che ha una gamma colori che va dalle tonalità fredde, anche molto fredde, mano a mano che ci si sposta si scalda, diventa un po' più neutra per diventare infine più calda. Quindi è una palette che veramente in questo caso non potete dir nulla, perché accontenta tutti. Poi possa piacere, non piacere, ok, ma il discorso palette calda, palette fredda, questa volta no. Non l'ho ancora toccata, mi è appena arrivata. Io aspettavo questo pacco qualche giorno fa in realtà, poi c'è stato il fine settimana di mezzo e mi è arrivato oggi, perché avrei voluto fare il video giorni passati, ma non fa nulla. E andiamo a swatchare subito qualcosa insieme. Andiamo a vedere questo hologram che mi attira tantissimo ed è effettivamente un color olografico molto bello, ha dei riflessi molto belli. Adesso ve lo faccio vedere da vicino, poi voglio vedere questo, che credo che anche questo abbia dei riflessi, sia molto bello anche come topper su i marroni, magari che sì, anche questo qui ha dei riflessi bellissimi. Andiamo a vedere qualche colore un po' più pieno, bronzé. Oh, bella la texture, wow, molto bella. E questo a fianco che si chiama Rebel, belli. La gamma colori, ragazzi, a me piace, sono colori che io uso, strauso, quindi spero mi dia la stessa soddisfazione di In My Birthday Suit, con cui io mi sono trovata benissimo anche con i colori glitterati. Con la base per ombretto a me non hanno mai dato problemi. Guardate che belli. Ve li sto swatchando sulla mano così, senza niente. Guardate che roba, guardate che luce, applicati così sul palmo della mano, pazzeschi. Mi vedete già con il fondotinta applicato e ho ridisegnato le sopracciglia. Come sempre, tutti in coro, tutti i prodotti li trovate sotto in descrizione. Vi lascio anche i link dei prodotti. Io ho acquistato da Pinalli e la collezione era scontata del 30%, perché è uscita già con lo sconto Black Friday. Quindi guardate l'info box, vi lascio i link e tutto quanto. Ovviamente cominciamo dal primer occhi. Ho altissime aspettative su questo primer, perché sono sicura che Cindy abbia fatto un gran primer, ne sono sicura, non mi deludere Cindy. Questo è il pack del primer, andiamo un po'
vedere. Prima volta, quindi non so nemmeno quanto ne debba applicare. Vediamo se così va bene. Io in genere il primer lo applico con il dito. Preferisco un po' tutti. Difficilmente uso pennelli, mai la spugnetta, ma perché mi trovo bene così. Allora, la cosa già che mi piace è sottilissimo come texture, come aderenza, e va a uniformare la palpebra. Penso possiate vedere già rispetto a prima. Applicato il primer, mi sono accorta di non avervi fatto le solite raccomandazioni che vanno fatte. Se ancora non siete iscritti al mio canale e volete rimanere in mia compagnia a vedere tutto quello che combino, non dovete fare altro che pigiare i soliti bottoncini, lasciare un pollice in su per sostenere me, il mio video e il mio canale, e vi ringrazio infinitamente, e seguirmi su Instagram, perché per esempio oggi in serata, prima di andarmi a struccare, vi farò vedere la resa del trucco con questa base per ombretto che non potrò dirvi subito, ma stasera, se già mi seguite su Instagram, avrete già la risposta a tutte le vostre domande. E mentre mi pulisco la mano, vi ricordo anche che dal mese di dicembre apriremo insieme i calendari dell'avvento, insomma ci divertiremo un po' insieme giorno per giorno, come ormai è consuetudine da quasi 4 anni a questa parte. Vado a prendere il colore più chiaro matte della palette. Non alza molta polvere, perché con questi pennelli così larghi si vede subito. Lo vado a mettere dalla piega dell'occhio, lo sfumo anche sotto il sopracciglio, passaggio che sapete che faccio sempre, e sono molto contenta quando trovo questi colori in una palette, perché per me sono fondamentali, altrimenti devo sempre andarli a cercare poi altrove, perché io senza questo passaggio non inizio neanche a truccarmi. Vi dico la verità, non so da che parte della palette andare, se dalla parte più fredda o quella neutra calda, non lo so. Come l'abbiamo fatto? L'ultimo trucco l'abbiamo fatto freddo, andiamo dalla parte più calda. L'ultimo trucco è quello che abbiamo fatto con la palette di Tom Ford, la New Deep, ed è fredda quella palette, quindi andiamo di qua. Vado a prendere il colore, questo in alto matte, che si chiama Shhh, e vado a fare la prima sfumatura. Fatemi sapere se voi avete comprato la palette, se comunque vi piacciono i prodotti di Mulac. Io ci sono delle cose che mi piacciono veramente, veramente tanto, che ho anche da diversi anni. E altri prodotti che invece mi sono piaciuti o mi hanno attirato molto meno, ma ovviamente questa cosa vale per Mulac come un po' per tutti i brand, come sappiamo bene. Allora, il colore mi piace molto perché si applica in maniera uniforme, si sfuma molto bene in un attimo, non è troppo pesante, non è un albicocca, io dico albicocca, però insomma sì, è questo rosa caldo pescato. Cominciamo con le descrizioni dei colori che lasciano il tempo che trovano, lasciamo perdere. Ora vado a prendere il colore matte di sotto, questo qua, e sono contenta, questi ombretti matte non alzano polvere, veramente pochissimo. Vado a intensificare un po' la piega, sembra proprio una sfumatura in più di colore rispetto a quello sopra. Vado anche un pochino qua nella parte esterna. Sono molto belli, veramente con un niente si sfumano bene tra di loro, non fanno macchia, molto molto belli. Se eravate curiosi di vedere un look con la parte fredda, seguitemi sempre su Instagram. Prossimi giorni realizzerò qualcosa anche con la parte più fredda e ci aggiorniamo sempre su Instagram. Ora vado a prendere questo colore qui sotto, che credo sia sempre un riflessato, e lo vado a mettere, si chiama Red Jelly, lo vado a mettere sopra questo marroncino caldo, insomma, che abbiamo appena sfumato nella parte esterna e un po' nella piega. Sono carini uno sull'altro, va leggermente a intensificare. Mi piace la facilità con cui si vanno a fondere, a sfumarsi. Per il momento, quanti colori ho usato? 4? Mi sono piaciuti tutti e 4. Sono arrivata a un bivio, non so sulla palpebra mobile, se continuare un po' ton su ton con questo colore che si chiama proprio Anarchy, che ha un po' le sfumature dei colori che abbiamo appena messo e all'interno però ha dei riflessi
oro rosa, è bellissimo. Oppure quest'altro che ve l'ho fatto vedere prima, che si chiama Rebel, che invece ha un po' più di rosa e un po' meno di questo colore caldo albicocca pesca, come lo chiamate voi. In pratica sono questi due colori qui. Spezziamo un po', andiamo con Rebel. Vado con il dito, vediamo un po' come aderisce. Ricordo che ho solo la base per ombretto di Mulac, che rimane molto sottile, non è di quelle appiccicosine, però l'ombretto c'è, la texture è molto bella, anche questa è setosa e sottile, che sapete che io preferisco, perché non avendo una palpebra di una ventenne è meglio così. Ora vado a prendere questo ombretto qui, il secondo che abbiamo applicato, e lo vado a sfumare sotto l'occhio. Ho messo un po' di correttore, come sempre, per sapere che prodotti ho utilizzato. Infobox. Angolo interno dell'occhio, vado a prendere questo colore qui che si chiama I Don't Care e lo vado a mettere a sfumare leggermente sotto e anche un pochino sopra. È bellissimo, molto bello. Allora, volevo per forza andare a utilizzare Hologram, quindi qua già la vedete, ne ho messo proprio un pochino al centro della palpebra, cioè guardate che roba, così, poco poco, piano piano, sopra sopra, è già, wow, è bellissimo, dà dei riflessi molto belli, mi stanno piacendo tanto questi ombretti, veramente. Matita, andiamo a metterla all'interno dell'occhio e un po' a sfumare tra le ciglia inferiori e superiori. Vediamo intanto se scrive nella rima interna dell'occhio. Scrive. Ho sporcato anche leggermente tra le ciglia e adesso vado anche un pochino sopra. Vado a prendere il marrone, questo più scuro matte, e vado a sfumare un po' la matita. Questo marrone qui un po' brillantinato che ho messo anche nella parte esterna, lo sto sfumando anche un pochino sotto dopo aver messo la matita. Ho finito gli occhi e ho finito anche la base del viso. Ora vado a scegliere tra due dei rossetti che vi dicevo inizialmente di Mulac. Io ho lo 01 e lo 03. Lo 01, che questo nude, stanno molto bene secondo me tutti e due, però forse metterò questo, e l'altro è questo qui, un pochino nude sempre ma un po' più intenso, però pure questo è bello, magari questo qua. Non lo so, adesso decido. Matita Mandragora di Neve Cosmetics e ora vado a mettere il rossetto 03 di Mulac, che come vedete si sposano alla perfezione. Questi non sono dei nuovi rossetti, come vi ho detto già sono usciti forse da un annetto, non ricordo di preciso. Hanno una texture pazzesca, sono cremosi ma belli aggrappanti, ultra scriventi, molto confortevoli, ottimi rossetti. E questo è il look finito! Devo dire che gli ombretti si sono sfumati tutti alla perfezione, non fanno perdere tempo, non fanno macchia, si amalgamano in un secondo, davvero molto belli tutti quelli che ho utilizzato. Anche il topper Hologram, fantastico. La matita mi ha scritto anche all'interno della rima dell'occhio, vedremo quanto e come durerà, e anche intorno all'occhio è stata precisissima ed è un marrone spettacolare, veramente una bellissima punta di marrone, una delle mie preferite. Per tutto il resto ci aggiorneremo su Instagram qui prossimamente, vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, non prima di avervi detto l'emoji del giorno, che non so per quale ragione, ma guardando questi pack di questa collezione mi vengono in mente le fiamme, quindi mettiamo una fiamma nei nostri commenti. Grazie infinitamente per chi è arrivato anche alla fine di questo video, ci vediamo alla prossima, ciao!